Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Questa sera ho una cena. Devo portare l'antipasto e non sapendo proprio cosa realizzare, mi è venuto in mente di fare questa torta salata a forma di girasole, che sicuramente in tavola farà la sua figura. Andiamo subito a vedere insieme come si realizza. Ho già tagliato a dadini molto piccoli le zucchine e a questo punto le mettiamo in una padella antiaderente, aggiungiamo un pochino d'acqua e facciamo sbollentare per circa una ventina di minuti a fuoco medio, girando di tanto in tanto. Dopo aver fatto sbollentare gli zucchini, li facciamo raffreddare leggermente, poi con una forchetta li schiacciamo in modo da rendere tutto il composto abbastanza cremoso, perché poi dovremo unirlo alla ricotta, l'uovo, e dovremo poi andare a farcire il nostro foglio di pasta brisée. Quindi con la forchetta facciamo questo lavoro fino a rendere l'impasto abbastanza cremoso. L'impasto deve più o meno avere una consistenza di questo genere, quindi essere cremoso, ma ovviamente non troppo fine. Quindi direi che così può andare bene. A questo punto potete andare ad unire la ricotta e l'uovo. Adesso che abbiamo schiacciato con una forchetta le zucchine e abbiamo reso il composto abbastanza cremoso, dobbiamo andare ad aggiungere la ricotta e un uovo. Quindi la ricotta io ho preso quella piccolina. La andiamo ad aggiungere. Dopodiché andremo ad aggiungere un uovo. Io in questa ricetta non aggiungo sale perché la ricotta è già abbastanza salata. A me personalmente non piace, la cucina troppo salata, quindi io non ne aggiungo. Però se voi volete, mangiare salato, in questo caso potrete aggiungere un cucchiaino di sale. Però fate attenzione perché la ricotta è abbastanza salata. E vado a mescolare il mio composto finché non diventa omogeneo. Il composto deve avere una consistenza di questo tipo, quindi deve essere proprio una crema di zucchini. Adesso possiamo andare a farcire la pasta brisée e a formare il girasole. Io utilizzo un foglio di pasta brisée già pronto, poi ovviamente voi potete andare a realizzare la pasta brisée fatta in casa, però siccome questa ricetta vuole essere una cosa abbastanza carina da presentare, ma anche abbastanza veloce da fare, ho deciso di farvi vedere come si fa utilizzando un foglio di pasta brisée già pronto. Quindi, una volta che lo avete davanti a voi, dovete andare a segnare con un bicchiere il centro del vostro girasole. Quindi fate proprio in questo modo, lo appoggiate al centro e premete leggermente in modo che voi sappiate qual è il centro del girasole, perché a questo punto noi dobbiamo andare a riempire una sacca poche oppure uno strumento comunque da cucina. Io utilizzo una siringa di questo genere, quindi la vado a riempire con il ripieno e vado a farcire il mio disco. Adesso vi faccio vedere in che modo. Quindi lo andate a riempire di ripieno in questo modo. Adesso dovete andare a lasciare più o meno 1 cm dal centro del vostro disco di pasta brisée e andare a farcire tutto il resto. Adesso vado a posizionare l'altro disco di pasta brisée sopra questo, in modo, mi raccomando, abbastanza uniforme e omogeneo, perché più o meno i bordi esterni diciamo che devono combaciare. E dovete andare a unire, diciamo, il bordo esterno del disco che avete messo sotto e del disco che andate a mettere sopra. Quindi fate sempre attenzione che siano ben chiusi. A questo punto con le dita andate più o meno a segnare quello che è il centro del girasole, in modo che rimanga abbastanza chiuso. Fate proprio questo lavoro in questo modo. Così. Adesso dovete andare a dividere il disco in spicchi. Quindi partite da qui e andate a dividerlo qua.
poi lo andate a dividere da questa parte, poi fate proprio i quattro spicchi così. Adesso ancora a metà, così, e poi andate ancora nella metà in questo modo. Quindi ogni spicchio sempre diviso a metà. Adesso dobbiamo andare a formare il nostro girasole. Io a questo punto vi consiglio di metterlo già nel tegame, perché poi una volta che avrete formato i petali è meglio se rimane il composto abbastanza fermo. Quindi scusate, il mio tegame è poco scenografico perché è piuttosto vecchio, però è sempre funzionale. Adesso dovete andare a formare i petali. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere un petalo e girarlo. Così, in modo che rimanga aperto. Poi lo andate a girare di nuovo anche questo, così, e aprite leggermente i due lembi. E anche così, e andate di nuovo ad aprire leggermente. E fate così per tutti i petali. Come vedete, il nostro girasole è pronto, vedete che l'effetto finale è questo. Adesso andiamo a spennellare con un pochino d'acqua la parte centrale del girasole, perché come ogni girasole che si rispetti, ha bisogno di avere, diciamo così, la parte centrale che deve assomigliare il più possibile ad un fiore. E quindi noi andiamo a mettere sopra dei semi di papavero. E questo è l'effetto che noi otterremo prima di infornare. Adesso lo andiamo a mettere in forno ventilato a 220 gradi per circa 20-30 minuti in base al vostro forno. Controllate sempre quando comincia a essere dorato, lo togliete dal forno. Ci vediamo dopo per il risultato. E questo è il risultato finale. Ho cotto la torta salata in forno a 220 gradi per circa 30 minuti, perché nel mio forno comunque sono stati necessari 30 minuti. Voi valutate sempre in base al vostro tipo di forno e dovete togliere la torta salata quando vedete che si sta inscurendo la superficie. Non vi resta che assaggiarla e farmi sapere se avete provato a realizzarla. Ciao e alla prossima!